arrivati a grandi passi agli ultimi due autori della serata, Pierfranco Uliana, poeta veneto, e Rosangela Zoppi, poeta di casa romana. Non credo che si offenderà Pierfranco Uliana se lo definirò poeta del boschivo, poeta dei boschi e delle selve, grandissimo poeta di natura. Intanto Pierfranco Uliana è un poeta molto colto, i suoi primi libri di poesia in realtà di fatto sono nei primissimi anni 2000, ne ha fatto uno un po' prima, ma di fatto dal 2000 in poi. C'è un libro particolare che mi ha colpito molto, il libro quello che è sugli uccelli, no? Con una precisione, una puntualità da ornitologo, apparente ornitologo, Pierfranco Uliana ci descrive i movimenti degli uccelli, il passero e tutti gli altri. In realtà non sono che una grande allegoria, allegoresi della vita e dei movimenti umani, ma anche della parola stessa. Questo muoversi degli uccelli tra affanno e movimento costante sembra proprio quello degli esseri umani. Pierfranco Uliana è un grandissimo poeta di natura, un grandissimo poeta colto di natura, proprio come secondo la lezione di un grande maestro che è stato e che è ancora per tutti noi Andrea Zanzotto. Siamo ancora dentro il paesaggio e lo difendiamo strenuamente dalle aggressioni nostre che facciamo al nostro paesaggio. La natura è l'allegoria, come lo è stata nel Medioevo, dei sentimenti degli uomini, degli istinti degli uomini, della cultura degli uomini. Pierfranco Uliana è oggi, credo, possa essere considerato questo nell'ambito della poesia italiana, lo splendido cantore della natura. Ricordo solo che il Bosco del Cansiglio è una immensa foresta, la seconda d'Italia dopo la Silla. Salvation per la vita, paritroi mi va in cerca, parnef e feniscoi, rio la fea busiera del braconier, par nove la balegada l'amor al primo ciaro, par bigui de vent e par neule, par strasegne de piove agre, par lenc durime in carolisse, par bolenghe al senso de sfoglie del temp, par sterp me fae muffa e fonc, par bardade tente la zarela, o oh, casa de Gretel, de marzapan, de frambole e de fragole, par i crep cresse sacranon de bus, schive bardore de celle de stende la fugni figna, de laz e de tamai, mi vae par file par segno, sgrinfando de perdizion ogni arbol e troi. Mi stai vicino a voi altri come un arbol de faer, charon del di scur de sera, cioè su la voce del vento pare darvela in dei mili modi di meran e foglie, pura mi so anche del silenzio col fraca il sol della nef, e de barde andare e venir, ascolte il respiro vostro, la vostra voce che la dis, idee e pensieri, sente pura il vostro taser del peso del dolor, vedrai tutto quel che ho delle oldole in amor i versi tradotti. Anca della morte mea, non veasse che un bus sorto in della vita, che il ciamareti e il delus e ciarela. Una premessa, questa poesia è inedita. Il Cansiglio ha subito, durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato un grande teatro di guerra civile addirittura, tra resistenti e repubblichini. E l'anno scorso è stato trovato un cadavere in una foiba e non si sa di chi è. E quindi è nata questa riflessione. Qua, in testo bus, tra gli arboi, ani de piova gli asvisai sos, visi fa il calar delle crode. Alla luz de scur veneste a ricordarne quel che desmentegarse vuol, in cui, per il medo del scavà, al fischia quegli stessi vent che il busnea paricavei, o prima di morire.
qua neanche più l'Umbria la rovestis, né al Feniscol che dappertutto il cres e niente parla di lui, né a lui il sol. Quale sta tutta dentro? L'era drio scampar oppure drio inseguir? In tel pien degli anni, con voce che la si espandea per un bosco che dà redenzio nel volo.